Lasciate alle spalle le Marche, con le fermate ad Ancona e a Porto Sant'Elpidio, il Giro d'Italia in 80 librerie, sostenuto anche quest'anno da SNAM, discende lo Stivale percorrendo più di 100 km in terra abruzzese e facendo tappa a Pescara. Nella città di Gabriele D'Annunzio ed Ennio Flaiano si è disputata sulla spiaggia una avvincente e competitiva gara di biglia a coppie. La mattina del giorno dopo siamo partiti verso sud e sul promontorio D'Annunziano a San Vito Chietino ci hanno raggiunto due amici del giro che poi ci hanno accompagnato sino a Vasto. Lungo la strada il nostro momento di eroismo quando una foratura è stata risolta in poco meno di 5 minuti. Abbiamo poi raggiunto la spiaggia di Punta Penna nella riserva naturale di Punta Derci a Vasto. Proprio qui, nella vicina Cupello, SNAM è presente con una delle infrastrutture più importanti per contribuire alla sicurezza energetica dell'Italia, l'impianto di stoccaggio del metano di Stogit a Fiume Treste. Alla sera, nella nuova libreria di Vasto, c'è stato l'incontro con Darinka Montico, già conosciuto nelle tappe in Friuli e in Veneto, e ci ha raccontato altre esperienze tratte dal suo viaggio a piedi e senza soldi lungo la penisola. Questa è la mia scatola dei sogni che me l'ha costruita Marco, il mio migliore amico, e questo è il suo orecchio, perché lui non è potuto venire con me e quindi in qualche modo me lo sono portato. E niente, praticamente io chiedevo a tutte le persone che incontravo per strada camminando, e continuo a farlo anche adesso, di scrivere su un foglio di carta il loro sogno e di inserirlo in questa scatola magica che, come vedi, è piena di sogni intesi come desideri. Il concerto del cantautore americano Dirk Hamilton ha chiuso la serata. Per le ricette rinnovate, il piatto preparato da Simone Ruggiati sono state le cozze alla vastese.